Ciao a tutti ragazzi, e oggi vi voglio parlare di un film che mi ha colpito molto, cioè mi ha colpito molto dai trailer. Lo so che per molti di voi sembrerà strano, però dal trailer mi ha conquistato. Parliamo di The Green Inferno, diretto da Eli Roth. Famoso produttore di cinema horror, e adesso vado subito a spiegarvi di cosa si tratta. Allora, da come si può capire nel trailer, The Green Inferno parla di questi, diciamo, ambientalisti che vanno nella foresta pluviale a salvare gli alberi nella foresta amazzonica e a salvare questa tribù. Solamente che l'aereo subisce un guasto e quindi si pensa, oddio, sarà il classico film in cui si rimane bloccati nell'isola, sopravvivere, eccetera, eccetera. Invece no, no, perché vengono presi da questi cannibali. Il bello è che questi cannibali, appunto, era la tribù che dovevano salvare. Quindi se la prendono nei fondelli. E adesso è girata questa notizia che in teoria è un film girato nel 2013, doveva uscire a Natale 2014, solamente che siccome non avevano, diciamo, delle compagnie, non l'hanno potuto girare. E perciò, siccome non l'hanno potuto girare, non è più uscito. Ma adesso sta girando questa notizia che nelle sale USA americane uscirà ma loro devono fuggire da questi cannibali. Ok, io vi saluto e vi lascio a questa immagine.